Fantastico il fatto che, beh, innanzitutto sto vivendo un sogno, perché il live in questa forma delle mie più grandi ambizioni e desideri, ecco, di questo mondo, per cui ho sempre lavorato, che ho sempre curato. Quindi già il fatto di realizzare i miei primi live mi ha dato tanta energia. Poi il fatto che il mio pubblico si sia rivelato così caloroso nei miei confronti e voglia condividere con me questo momento importantissimo. Mi ha dato tanta adrenalina e vedo l'ora di restituire loro tutta la gioia che mi stanno regalando tramite la musica sul palco. Però mi è andato bene, sembra di aver avuto un buon riscontro, sono felice di essere riuscito a, insomma, regalare delle emozioni alle persone che erano presenti, spero di aver lasciato un ricordo forte di quella serata magica. Effettivamente sì, lo so. Lo sognavo così, però non lo pensavo sotto certi aspetti che venisse in questo modo. È ancora più voluto rispetto ovviamente ai miei pensieri da ragazzino appunto sognante, ma inesperto. Invece così è stato fantastico assistere e partecipare attivamente a tutta la realizzazione. È stato bello come siamo partiti dalle mie idee, le abbiamo evolute, abbiamo realizzato esattamente quello che mi rappresenta e fa uscire un po' il mondo. Qual è la canzone che ti piace di più cantare live? Se ce n'è Una una. difficile, esattamente. Il live, no, live è veramente magico per me, lo è sempre stato. È difficile trovare una canzone che preferisco cantare live. Mi piace proprio stare sul palco e condividere il mio mondo e le mie storie con il pubblico. Grazie mille, allora in bocca al lupo. Grazie a voi.